Buongiorno a tutti. In questo video spieghiamo come intestare a regola d'arte un connettore BNC a compressione con inserto modello BNCC703 su un cavo Cavel diametro 6,60 mm. Cosa serve per intestare un nostro cavo videosorveglianza VSHD113 da 6,60 mm di diametro? Un BNCC703 per uso videosorveglianza e applicazioni broadcast, uno spelacavi CS00, forbice Cavel, uno spazzolino per ribaltare la treccia e una pinza a compressione per terminare il lavoro. Per intestare correttamente un nostro cavo VSHD113 per videosorveglianza abbiamo bisogno innanzitutto di tagliarlo a misura con una forbice Cavel, poi prendiamo uno spelacavi CS00, comprimiamo leggermente le ganasce, lo ruotiamo per 5-6 volte e tenendo premute le ganasce spegliamo il cavo. Quindi usando lo spazzolino ribaltiamo la treccia sulla guaina, in questa maniera. Per finire, applichiamo il connettore BNCC703 sul cavo fino a battuta. Per finire il lavoro abbiamo bisogno di una pinza a compressione COT05 che possiede tre inserti, di questi uno è adatto per le prese BNC, che è questo, che verrà infilato nella sua sede, le altre due servono per i cavi IEC e F. A questo punto inseriamo l'assieme cavo-connettore dentro la pinza, comprimiamo e il cavo risulta perfettamente connesso. Per migliorare l'inserimento dei connettori con inserto, se si ha a disposizione anche un connettore F, si può far aderire meglio il nastrino al dielettrico. Una volta ribaltata la treccia sulla guaina, utilizzando il foro centrale del connettore F, si rettifica il nastrino facendo ruotare questo connettore qualche volta in senso orario e antiorario. A questo punto tutti i connettori con inserto saranno facilitati nell'introduzione. Se volete utilizzare le forbici Cavel per la preparazione del cavo all'intestazione, potete agire in questa maniera: spellare circa 6 mm di conduttore interno in questo modo e circa 6 mm di treccia. A questo punto potete ribaltare la treccia utilizzando anche le dita, in questa maniera.